Nel 2014 nasceva al comando dei vigili urbani della Polizia Locale di Venaria la stanzetta delle donne. Una stanzetta dove la gente Eleonora Piatti, Roberta Bernardinello portano avanti dal 2014 a oggi. Questo progetto è nato sulla volontà, diciamo, della ex provincia di Torino, quella che attualmente si chiama area metropolitana, e a cui hanno partecipato Comune Capofila Torino con altri comuni della prima cintura e non solo. Tra questi comuni, diciamo, privilegiati c'è Venaria, ed è un progetto anche fortemente voluto dal nostro dirigente, dal dottor Luca Vivalda, che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto e ha creduto anche in me e nella collega per portarlo avanti. La stanza per te è una stanza dove vengono accolte le vittime di violenza, e per vittime di violenza noi intendiamo non solo le donne, ma anche i bambini, i disabili, le persone anziane e anche gli uomini. È un luogo tranquillo dove possiamo accogliere in maniera informale la persona, le dedichiamo del tempo, l'ascoltiamo, cerchiamo di capire che cosa è successo e poi eventualmente l'aiutiamo a intraprendere la strada della denuncia, oppure la indirizziamo ad altri servizi se la persona non è interessata a fare la denuncia. Questo per non far sentire, cioè per far sentire la vittima accolta e non sola, soprattutto. Troviamo che questo luogo sia stato nel tempo molto gradito dalle persone che sono state qui accolte da me, la collega, e in questi ultimi anni iniziano a vedersi i frutti del nostro lavoro, perché veniamo chiamate anche da altri comuni per avere delle informazioni o comunque per essere presenti a delle manifestazioni. Sicuramente è una risposta alle esigenze sempre più presenti sul nostro territorio rispetto a una tutela di potenziali vittime, come ha detto giustamente la collega, non si parla solo di donne. C'è anche un altro aspetto, un altro lavoro che stiamo portando avanti da anni, grazie anche in questo caso all'autorizzazione del nostro dirigente, che riguarda la forma preventiva di lavoro che stiamo facendo nelle scuole. Sì, perché noi andiamo nelle scuole, iniziamo a seguire ragazzi dalla terza elementare alla terza media, trattando degli argomenti relativi alla loro fase di crescita, e spesso incappiamo appunto nei discorsi di violenza dove emergono situazioni di disagio, di difficoltà, o situazioni dove i ragazzi hanno bisogno solamente di un consiglio, di capire che cosa stanno vivendo. Quindi si dà un'informazione per creare una forma di prevenzione già nei ragazzi. Io dove portati, sono venuti qui e abbiamo fatto la denuncia. Ad oggi la madre e il padre del ragazzo effettivi hanno perso la responsabilità genitoriale, loro sono affidati ai nonni materni. 3 fratelli.